Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Anche oggi un sacco di notizie interessanti e clamorose. Parleremo della possibile esclusione dalla Champions League del Milan e della Juve, parleremo di un colpo che ormai è chiuso, ma soprattutto parleremo dell'argomento allenatore. Tenere Pioli oppure puntare su altri, in particolare due nomi nel mirino. Vi invito a lasciare like per sostenere il canale, iscrivetevi mi raccomando, continuiamo così. Arriviamo presto a 5.000 iscritti, grazie mille per il supporto, andiamo avanti così. Iscrivetevi con campanellina attiva, mi raccomando, per essere aggiornati e se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram, link qua sotto in descrizione. Così come il sito di maglie, www.magliago.com, un sito molto bello con maglie come queste. Se volete una maglia del Milan a prezzo basso e come questa, molto bella, mi raccomando, passate da questo sito. Link in descrizione, codice LAVOZ 15% di sconto. Detto questo, partiamo subito con il nostro video. Allora, innanzitutto partiamo parlando della possibile esclusione dalla Champions League da parte della UEFA per Milan, Juventus, Barcellona e Real Madrid, che alla fine sono i club che non hanno smentito del tutto la possibile partecipazione alla Superlega. Anche se il Milan ha fatto un comunicato ufficiale dove diceva che comunque la Superlega non poteva andare avanti per via delle decisioni dei tifosi, per via dei malcontenti della gente, Šeferin, che è il presidente della UEFA, ha comunque detto che Milan e Juventus, insieme a Barcellona e Real, sono a rischio di esclusione dalle competizioni UEFA, in questo caso Champions League, Europa League per Juventus e Milan, che però probabilmente sarà Champions League, speriamo, per una delle due. Allora, cosa ne penso? Secondo me è soltanto, diciamo, un ricatto per far uscire definitivamente il Milan e la Juventus dalla Superlega, anche perché alla fine non possono continuare in quattro con questo progetto, quindi penso che comunque alla fine il Milan darà il via libera, diciamo, a smentire questa Superlega, quindi poter partecipare alle competizioni UEFA liberamente. Questo spiega forse anche la dimissione di ieri di Scaroni da diciamo, consigliere della Lega, forse perché c'è stato, diciamo, un litigio per quanto riguarda questa Superlega. Vedremo. Fatto sta che secondo me comunque il Milan non avrà ripercussioni, perlomeno lo spero e me lo auguro perché se no sarebbe veramente scandaloso. Dopo i casi PSG e City che hanno sforato il bilancio, hanno sforato, diciamo, i conti e non hanno neanche fatto provvedimenti a queste squadre, non penso che Milan e Juventus vengano esclusi dalla Champions League. Anche perché, ragazzi, sarebbe veramente un colpo al cuore. Milan che forse ci tornerà dopo tanti anni, vedere il Milan fuori per 2 anni sarebbe veramente un colpo al cuore. Speriamo di no, penso di no. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Poi ragazzi, arrivano conferme per quanto riguarda il colpo in porta. Infatti, ragazzi, lo sapete ormai, Donnarumma è in bilico. Alcuni giorni arrivano notizie positive che dicono che Donnarumma può rinnovare e per ora sembra che possa rinnovare. Però comunque il Milan, oggi alcuni siti hanno ribadito che Maignan è ormai un colpo chiuso e bloccato dal Milan. L'hanno ribadito OneFootball, l'ha ribadito Milan News, Sky Sport. Ormai diciamo che Maignan, se Donnarumma non rinnoverà, sarà un giocatore del Milan, sarà lui il possibile sostituto di Gigio. Però ragazzi, come dico sempre, aspettiamo di vedere come andrà a finire questa telenovela sul rinnovo di Donnarumma. Se Donnarumma rinnoverà, non credo che Maignan venga a fare il secondo, altrimenti il Milan avrà già il suo portiere se Gigio andrà via. Lo scopriremo appunto nel prossimo mese. Sarà veramente un mese caldo questo perché il Milan lotta per la Champions, bisogna vedere se c'è la nuova che lui e Donnarumma rinnoveranno, il mercato si avvicina, quindi ragazzi, mese decisivo. Scopriremo diverse cose per il nostro futuro e così ci organizzeremo e faremo, speriamo, una bella squadra. Quindi Maignan ormai bloccato, confermato da tutti i siti. Poi, per quanto riguarda il discorso allenatore, oggi, ragazzi, molti quotidiani parlano di questa possibilità che Pioli potrebbe essere esonerato nonostante c'entri la qualificazione Champions League. Allora, cosa ne penso io? Sinceramente, come vi ho sempre detto, io sono molto molto combattuto per quanto riguarda la scelta dell'allenatore. Innanzitutto non saprei se tenere Pioli o mandarlo via. Allora, di sicuro se Pioli non c'entra la Champions League, io punterei su qualcun altro perché vuol dire che Pioli non si è dimostrato all'altezza e abbiamo sprecato una stagione. Forse non solo per colpa sua, però comunque
avevamo la possibilità di entrare in Champions League e se Pioli non ci porta comunque un cambiamento lo farei. Invece se Milan va in Champions League forse darei un altro anno a Pioli per potersi esprimere al meglio anche in Champions League, anche se, ripeto, Pioli non ti fa vincere trofei ragazzi, questo qua mettiamocelo bene in testa perché Pioli è più un allenatore che ti porta in Champions League o comunque ti fa ottenere buoni piazzamenti e diciamo porta una squadra ad essere più forte da un periodo difficile come ha fatto con l'Inter, come ha fatto con la Lazio e come sta facendo col Milan. Però non so se Pioli può essere veramente allenatore top per il futuro. E oggi i quotidiani parlano di due nomi. Uno è Galtier del Lille, allenatore francese molto molto interessante. Quest'anno il Lille ci ha dato una prova di calcio contro di noi, un 3-0 a San Siro e comunque un 1-1 onesto allo stadio francese. Giocatori veramente fortissimi in Lille, comunque comprati da un allenatore molto forte. Ha appena iniziato ad allenare lui o comunque alle prime esperienze e ha già dimostrato di essere un allenatore molto forte, un gioco bello, fatto di velocità, fatto di tecnica, fatto di aggressività, di pressing alto. Mi piace moltissimo il Lille come squadra. E inoltre il Lille comunque ha fatto un'ottima Europa League, era in Champions League e soprattutto, ragazzi, è primo in Ligue 1, sta battendo il PSG, che è una rosa ovviamente molto superiore rispetto a quella del Lille. Quindi Galtier è un ottimo allenatore e ha preso molto anche da Ibra, da Maldini e Massara e pare che appunto Maldini ci stia provando, perché è un allenatore che, ragazzi, il gioco veramente è una cosa che esprime benissimo con le sue squadre. Poi merita secondo me il grande salto in una big, anche se già il Lille comunque una squadra forte, il Milan ci punta perché il Milan vuole un allenatore con un gioco ben chiaro e fisso, idee chiare, ma soprattutto anche un buon carisma e una buona esperienza e buoni rapporti con i calciatori. E Galtier potrebbe essere il profilo giusto. A me piace molto, fatemi sapere voi se vi soddisfa, lo prendereste voi come allenatore oppure se puntereste su qualcun altro. L'altro nome appunto è Maurizio Sarri. Avevo fatto questo nome circa 10 giorni fa in un mio video dove dicevo che i profili potevano essere i profili per fare l'allenatore del Milan nel futuro potevano essere 6. In particolare avevo messo anche Sarri. Sarri è libero, quest'anno non ha allenato perché l'anno scorso era sotto contatto con la Juve. Vabbè, Sarri non è che ve lo sto a dire io, ha un bel gioco, ha un gioco chiaro, tiki-taka, velocità, due tocchi, il Napoli di Sarri mi ricordo tanta roba, ha sfiorato lo scudetto, ha vinto lo scudetto con la Juventus, anche lui molto carisma, buona esperienza, secondo me potrebbe essere un buon allenatore. Stesso discorso per Galtier, un gioco chiaro, idee chiare, conosce il campionato italiano, Sarri, quindi potrebbe essere un punto a favore e non chiede neanche tantissimo di ingaggio. Quindi secondo me Sarri potrebbe essere un'ottima scelta per quanto riguarda il futuro allenatore del Milan. Secondo me ci può stare tantissimo perché, ripeto, un gioco chiaro, allena bene i calciatori, ha un buon rapporto con i calciatori dal punto di vista umano e soprattutto conosce il campionato italiano e ha voglia di nuove sfide. E il Milan comunque che ha giocatori giovani, di talento, giocatori di tecnica, potrebbero far bene a Sarri e comunque costruire una squadra attorno al sistema di questo allenatore. Quindi vedremo cosa accadrà. I nomi oggi sono due, Sarri che è libero e Galtier del Lille. Fatemi sapere voi cosa ne pensate per il futuro allenatore oppure se terreste Pioli un altro anno. Fatemi sapere voi. Io sinceramente ve l'ho detto, se Pioli va in Europa League penserei seriamente a cambiare allenatore perché vuol dire che Pioli non ha centrato l'obiettivo da primi nel giorno d'andata, arrivare quinti o sesti è un po' un colpo basso. Mentre se arriva in Champions League ci penserei, anche se comunque Sarri e Galtier sono profili che tentano, ragazzi, tra quelli prendibili e accostati. Quindi vedremo e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente, raga, si avvicina Juventus-Milan, la tensione si fa sentire, mancano 3 giorni, notizia, news così in generale, avvertirà Valeri che non abbiamo bei ricordi con Valeri in Juventus Milan, infatti mi ricordo l'anno scorso in Coppa Italia a San Siro Milan Juventus, dove ti diede un rigore veramente regalato alla Juventus con Calabria che salta con diciamo salta di schiena e prende la palla di mano e l'arbitro dà rigore alla Juventus al 91esimo e quello fu l'episodio per cui ci fece perdere la finale di Coppa Italia. Quindi Valeri non ha beh, ricordi con Milan, speriamo che arbitra bene e onestamente. Comunque, mi raccomando, raga, un like a questo video, iscrivetevi al canale per arrivare presto a 5.000 iscritti, con campanella attiva, mi raccomando, per essere aggiornati. Condividete, seguitemi su TikTok e su Instagram, link in descrizione. Aspetto un vostro commento riguardo al rinnovo di Gigio, riguardo a Maignan che è stato bloccato, riguardo agli allenatori Galtier e Sarri se vi convincono oppure se terreste Pioli. E
e riguardo alla possibile esclusione dalle coppe del nostro Milan. Mi raccomando, iscrivetevi, like, tutto in descrizione, passate dal sito di Maglie www.magliego.com e da TikTok e Instagram. Detto questo, noi ci vediamo domani, sempre Forza Milan, bella!